continuano a pervenirci delle segnalazioni dalla via Nil De Jotti. Si trova questa strada nella periferia nord-ovest della città di Alcamo e a segnalarci situazioni di disagio sono residenti in questa zona. Abbiamo qui con noi la signora, buongiorno. La signora Montalbano Rosaria. Rosaria Montalbano con il signor Gandolfo. Dunque, qual è esattamente il problema? Con il signor Gandolfo abbiamo già avuto modo di effettuare un'intervista poco più di un mese fa, quando si era verificato un nubifragio. Esatto. Proprio intorno alle ore 20 c'erano delle situazioni disagevoli, ma non è una novità questa a quanto pare qui? A quanto pare non è una novità, perché i disagi giustamente sono stati causati dal canalone, che praticamente vengono tutte defluite le acque, tutte che dovrebbero girare magari a Triolo, conversate magari zona che non residenti, e qua il problema è che giustamente a un certo punto si ottura tutta questa parte di sotto del viadotto, si innalzano le acque, escono le acque di fuori e creano un fiume in piena, come abbiamo visto, che ha distrutto la strada e compagnia di scorrendo e ci ha creato problemi che non erano di poco conto. Tra l'altro, mi scusi, per dovere di cronaca devo anche dire che nei giorni scorsi il consigliere comunale Giacomo Sucameli ha rivolto un'interrogazione ai vertici del comune per verificare lo stato dei piloni del viadotto che sovrasta proprio il torrente Triolo, che si trova proprio in prossimità della via Nil De Jotti stessa. Va a canalizzare tutte queste acque direttamente su questo torrente, creando anche problemi al pilone, che ci può essere un cedimento strutturale. È una strada questa importantissima, certo. Speriamo insomma che riescano a risolvere, perché il problema non è che è sotto, è anche sopra, perché giustamente il viadotto passano un sacco di macchie. Noi non vogliamo fare allarmismi, però certo, giustamente. Però c'è il rischio cedimento strutturale sicuramente, perché passando tutta quest'acqua in abbondanza che si alza, che si innalza e fuori esce, fuori stacca pure il cemento. Ecco come si presenta attualmente la via Nil De Jotti. Ci sono, come vediamo, dei tratti relativamente asfaltati, altri insomma in condizioni, diciamo così, da sistemare. Neanche a piedi si può camminare, neanche a piedi si può camminare, perché io alle volte vado a trovare un'amica mia qua sotto e viene pure male a camminare se tu non sai dove mettere i piedi, giustamente. A stuccare tuo corpo non ci sta proprio niente. A farsi male, giustamente. Io scendo pure con la moto. Con la moto mi devo fermare, devo scendere. Vogliamo che la strada al più presto si possa sistemare. Non diciamo che è mai a fare una pigione, ma magari una mensa decente. Decente, essere decente, non pretendiamo. Non vogliamo. Le tasse le paghiamo, Perciò ne tocca, che ne tocca. Più di questo non posso dire. Non possiamo. Questo tratto in discesa è particolarmente dissestato, molto pericoloso. Signor Gandolfo, allora qui andiamo verso la contrada Bigundo. Bigundo, sì, esattamente. Sì, questo è il prolungamento insomma della via Nil De Jotti. Esattamente. E questo tratto è di competenza comunale, quindi? Esatto, di competenza comunale, che dicevano che dovevano sistemarlo diverse volte. Hanno detto diverse volte, però non sono arrivati mai al dunque. Mi dicono che prima di Natale, non si preoccupi, gliela sistemiamo la strada, lei, a quelli che giustamente abitano qua, c'è chi abita qua, chi viene a lavorare, che c'hanno i terreni. Giustamente le persone sono tutte al lavoro. Io ho telefonato a diverse persone, mi hanno detto, dice Gio Gandolfo, purtroppo non c'è nessuno che può venire perché siamo tutti a lavorare, non possiamo staccare, ci troviamo nelle varie campagne. Ci ho detto va bene,
e questa è tutta la strada che ancora continua, ancora c'è, quasi è staccato niente di meno, c'è evento armato, cemento armato, all'epoca non so chi l'ha fatta, però tutto staccato, cemento armato staccato di sana pianta, cioè l'acqua è impressionante, è acqua, vento e fuoco, è impressionante, non si ci può avvicinare, però anche loro potrebbero prendere il loro, mi mettono un pochino di asfalto qua e se ne vanno, un pezzettino di asfalto qua e se ne vanno, quel cemento là sotto è messo pure dal comune di Alcamo, che all'epoca c'era una ditta che doveva fare, doveva sistemare le strade, e sono venuti a buttare questo cemento qua per, diciamo, per evitare che si rompesse ancora di più la strada, però evidentemente purtroppo i corsi d'acqua sono quelli che sono. Qua siamo a casa mia. Ok, quindi qui quando ci sono abbondanti piogge avete problemi? Problemi, l'ultima volta mio figlio è rimasto qua a casa, abbiamo avuto seri problemi, abbiamo dovuto chiamare la Croce Rossa, il presidente Fabio Ferrara si è prestato. Nel mese di novembre scorso abbiamo fatto quel video, esatto, di sera. Esatto, sì, esatto, è stato gentilissimo, mi è venuto ad aiutare, che mi sono trovato in una certa problematica, non poter passare. Seri problemi. Ecco, seri problemi. Percorriamo questa strada in salita. E quindi anche questo tratto è comunale? Sì, almeno. Questo finisce da me, a casa mia, questo tratto comunale. Però non sono mai riusciti a definire questa situazione. Tanti anni fa l'hanno asfaltata questa strada, tutta, fino alla sopra, però dopo tantissimi anni, dopo 10, 12 anni, 15 anni, quelli che sono, non sono riusciti a ripristinare più che altro questa strada, che è in condizioni pessime, proprio pessime, quasi sta staccando completamente l'asfalto, anzi si è staccato completamente l'asfalto, tutti i voragini, e ci passiamo giornalmente, scendono pure quello del pane, scendo dall'immondizia là ai meri. Dai, Mary mi dice, ma noi qua non ci veniamo più, io pago le tasse, ma voglio essere un riscontro, ci deve essere un riscontro. Quando non c'è un riscontro, guardi qua cosa c'è, cioè è allucinante. Loro mi dicono sì, va bene, va bene. Anche mi dicono sì, va bene, un 3 anni a questa parte, sì, va bene, ma di concreto non c'è niente. Se fosse una strada privata, io a quest'ora l'avrei asfaltata tranquillamente, senza problema, trovandomi in queste situazioni che loro mi dicono non tocchi niente perché rischia di essere denunciato, e allora io non tocco niente, ma non tocco niente non significa che tu non mi devi sistemare la strada che me la sta rendendo molto impraticabile, e chiedo sempre aiuto, sempre aiuto, e loro mi dicono, uno mi prende la scusa, una signora mi dice, no, ma lei chi glielo porta a fare la casa là? Ci ho detto, ma a voi chi vi porta a prendere 27.000 euro di sanatoria in 3 rate da 9.000 euro ciascuno? Ma lo dicevate che io non spendevo tutti questi soldi per sistemarmi una, per farmi una casa come Dio comanda, tutta super in regola, perché io faccio per ora macello perché sono super in regola, altrimenti non ballerei, mi starei zitto come fanno alcuni. Perché mi devo stare zitto? È venuto un ingegnere gentilissimo, ingegnere Vallone, che è di un'altra ditta, prima che la pigliasse l'appalto ingegnere Amato, e è venuto ad aiutarci, è stato molto gentile questo signore. Ora qua è una problematica, non è cosa da poco, qua è tutta distrutta qua. Cioè, qua il cemento staccato di sana pianta, cemento, parliamo cemento armato, staccato di sana pianta dalla lagunetta. È impressionante, cioè qua siamo nei guai precisi, e questo qua se straripa di nuovo di qua, straripa di nuovo di qua, fa di nuovo ingenti danni, come è successo. Però se asfalto una strada, scivola l'acqua via, se va nella canaletta purtroppo vicino a quella del signor Blunda, e se ne va l'acqua, ma se qua non lo sistemano, siamo punti a capo. Siamo punti a capo completamente, e giochiamo, si spendono tanti, l'immondizia, si sono insegnati pure a buttare di nuovo l'immondizia qua, cioè è allucinante, questo è tutto allucinante, tutto allucinante.
Dal comune di Alcamo apprendiamo che dovrebbero partire al più presto dei lavori proprio nella zona appena segnalata. Vice Sindaco e Assessore Vittorio Ferro, la problematica che è stata esposta ancora una volta dai residenti nella zona di via Il Deiotti sta per essere affrontata concretamente, quindi dal Comune, ci sono dei lavori che saranno avviati prossimamente? Sì, sì, ho appena parlato con l'ufficio, ma già ieri avevamo avuto una riunione. Nella zona si interverrà con l'accordo quadro per la manutenzione della viabilità interna e esterna rurale che è stato aggiudicato tempo fa, si è fatto il contratto, se non ricordo male, 2-3 settimane fa. Adesso l'ingegnere, nella persona dell'ingegnere Amato Onofrio, insieme agli uffici stanno predisponendo tutto il necessario per il primo contratto applicativo. In questo primo contratto applicativo mi comunica l'ufficio ci sarà un intervento sul canale, quindi alla base del viadotto, diciamo, per un importo di o 30 o 40 mila euro, adesso non ricordo di preciso, e circa 8-10 mila euro invece per la sistemazione della strada, della via Nil Deiotti. Quindi un complessivo intervento che prevede anche la sistemazione, sì, appunto della base del viadotto, e questa è una notizia importante. Sì. Per la sicurezza, almeno avete fatto già un sopralluogo, non so, c'è da preoccuparsi? Gli uffici sì, ovviamente hanno fatto il sopralluogo e hanno verificato, io non ho ovviamente la competenza tecnica per potermi esprimere nel merito, ma ho già dato disposizione all'ufficio di gabinetto di prendere contatti con l'ANAS, perché quando fu fatta la cessione anni fa non risulta agli atti il progetto originario. L'ANAS ha sempre detto che si tratta di progetti vecchi, ma dico, da qualche parte in archivio ce lo devono avere, quindi io ho dato disposizione a prendere un appuntamento con il responsabile all'ANAS della strada statale 113 e chiederò che vengano consegnati i progetti originali, e se non lo faranno eventualmente scriveremo alla Regione o al Ministero delle Infrastrutture, non lo so, vediamo, perché se dobbiamo programmare dei successivi interventi anche strutturali dobbiamo conoscere per esempio la fondazione a che profondità arriva, per fare un esempio.